Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info. Artigian Fest, immancabile appuntamento annuale del mandamento di Vicenza, è tornata ad animare Villa Caprigioni a Lanzè di Quinto Vicentino, che ha ospitato i numerosi artigiani che assieme ai familiari, domenica scorsa, si sono voluti dedicare un po' di tempo per stare piacevolmente assieme. Artigian Fest vuole essere un momento di incontro fra le aziende, fra i colleghi, vuole essere un momento di incontro con le amministrazioni, con le nostre amministrazioni pubbliche e soprattutto vuole essere proprio un momento molto piacevole fra le famiglie. È un momento proprio di socializzazione, molto, molto spensierato, che però vuole avere anche degli spunti, vuole dare degli spunti di ottimismo. Un ottimismo che viene alimentato ogni anno dalla cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle imprese artigiane che hanno raggiunto i 40 anni di fedeltà associativa. Un momento toccante che testimonia da una parte il coraggio di chi crede nella propria attività e lotta per portarla avanti e dall'altra le numerose opportunità che si sviluppano attraverso lo stretto legame con la propria associazione. Numerosi anche i momenti e i motivi di svago per i partecipanti, dai giochi per bambini alla mostra di ceramiche e porcellane, completati dal ricco buffet allestito dai ristoratori di Confartigianato e da uno show che ha visto protagonisti tre giovani promesse vicentine dell'acconciatura. Infine, la novità 2011, un talk show intitolato Impariamo dagli altri, la grande e la piccola azienda si incontrano, che ha spiegato il motivo del successo di alcune realtà artigiane. Ecco a cosa bisogna puntare per affrontare il futuro. Un livello importante è sicuramente quello commerciale, reinventarsi da un punto di vista della vendita, delle capacità di proporre i prodotti e l'aspetto anche comunicativo. In questo senso bisogna anche pensare all'unione, in questo caso davvero l'unione fa la forza.